E le invenzioni che hai nel tuo display ti danno poi dei vantaggi in termini di chain action. Per esempio, nel momento in cui inventi i vestiti, puoi richiamare a casa dei tuoi specialisti, capito? È ovvio, scusami, cioè senza vestiti come fanno a... Cioè, metti che devi prendere un treno, un aereo, una nave per tornare a casa, la prendi nudo, cioè ti arrestano, capito? Quindi devi prima inventare i vestiti e solo a quel punto loro possono tornare a casa. Ha perfettamente senso. Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio dire cosa ne penso di Inventions, Evolution of Ideas. Questo, amici, è un gioco super heavy, molto, molto, molto complesso di Vital Lacerda, celebre designer portoghese. Famoso soprattutto per i suoi design particolarmente complessi e anche dotati di alcune caratteristiche normalmente, di questo parleremo meglio tra poco, illustrato da Ian O'Toole e pubblicato da Eagle Gryphon Games. Allora, amici, c'è molto, molto, molto da dire su questo gioco, quindi preparatevi, mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere, sedetevi in poltrona, chiudete il telefono, liberatevi quelle 2 o 3 ore, cancellate quell'ora di yoga che avevate in programma, perché c'è moltissimo da dire, amici. Allora, intanto vi voglio, dire velocissimamente come funziona questo gioco, perché il regolamento è molto complesso, pieno di dettagli, diciamo, eccezioni particolari. Abbiamo fatto un lunghissimo tutorial con esempio di gioco qui sul canale, ce l'abbiamo. Andatevi a vedere quello se volete sapere nel dettaglio come si gioca. Comunque, fondamentalmente, amici, questo è un gioco di piazzamento lavoratori. I giocatori hanno 3 lavoratori a disposizione, ok? Una colonna un po' più grande e 2 colonne un po' più piccole. E nel proprio turno piazzeranno una di queste colonne, o sposteranno, o piazzano quella piccola, o spostano quella grande, perché quella grande è sempre sul tabellone, e scelgono una fra 10 possibili azioni. Vediamo se riesco a farvi vedere questa enorme plancia, riesco a farla entrare nell'inquadratura, vediamo, mi devo coprire me stesso medesimo. Comunque vedete che qua, vedete, questi sono i 10 spazi azione, ok? E questi spazi azione hanno come unica regola, cioè qui i giocatori non si bloccano tra di loro, diciamo, ma si bloccano, ogni giocatore blocca se stesso. Quindi in pratica, nel momento in cui ho già un mio lavoratore in una di queste righe, in uno di questi forum, come li chiama pomposamente il regolamento, allora a quel punto non posso più andare in quella riga, ok? Però alla fine dell'epoca i pillar piccoli, le colonne piccole vengono ritirate dal tabellone, quindi alcuni spazi, diciamo, si liberano. Comunque l'idea è metto lì il mio lavoratore e eseguo la relativa azione, ok? Allora, tematicamente in questo gioco, cari amici, siamo a capo di una civiltà, ok? Siamo a capo di una civiltà non meglio identificata, anche se le colonne sono tutte diverse, queste qui più grandi, quindi potrebbero vagamente ricordare qualche civiltà del passato, ma insomma, vabbè, siamo una civiltà non meglio identificata e dobbiamo realizzare delle invenzioni, ok? Come dice il titolo. Dobbiamo realizzare delle invenzioni, quindi abbiamo, non so, tanto per dire, abbiamo l'invenzione dell'addomesticamento del cane, abbiamo la fermentazione, abbiamo le tubazioni, abbiamo la seta, abbiamo l'irrigazione, il faro, lo steel, l'acciaio, la scrittura, il vetro. Ognuna di queste carte, vedete, rappresenta appunto un'invenzione, no? Che insomma è stata importante per la storia dell'umanità, ok? E il nostro scopo appunto è, in un certo senso, presentare queste idee e trasformare queste idee in invenzioni, no? Le 4 azioni principali sono proprio: presenta un'idea al mondo, ok? Inventa quell'idea, migliora quell'invenzione, diffondi l'invenzione in giro per il mondo. Queste sono le 4 azioni, diciamo, principali fra quelle che eseguiremo, ok? E cosa vuol dire concretamente poi in game fare queste cose? Allora, presentare un'idea al mondo vuol dire prendere un'idea, una carta dal proprio display. Ogni giocatore ha sempre 2 idee a disposizione da presentare al mondo. Vuol dire mettere
una di queste idee in uno di questi display, vedete, collegati, vedete che qua di fianco alla plancia c'è questa mappa del mondo, ogni regione del mondo ha un display collegato dove ci può stare appunto un'invenzione, no? Quindi presentare l'idea vuol dire mettere qui l'invenzione e metterci degli specialisti. Ecco, quasi ogni azione che facciamo richiede degli specialisti, e gli specialisti sono questi omini. Sono questi omini del nostro colore, questi meeple del nostro colore, che teniamo sulla nostra plancia principale. Guardate, vi faccio vedere, nella nostra plancia principale ci sono questi spazi dove teniamo questi omini. A seconda dello spazio dove sono specializzati in qualche ambito, nel commercio, nella cultura o nella tecnologia, o possono anche essere omini jolly. Anche ogni invenzione è collegata a ognuna di queste tre categorie. Quindi, per fare azioni collegate a quell'invenzione, dovrò spendere la giusta quantità di specialisti. Quindi, servono specialisti per presentare l'idea, servono specialisti per inventare quell'idea, che vuol dire concretamente girare la carta dal lato in cui è un'idea al lato in cui è un'invenzione, cioè in pratica il lato colorato, per così dire. Servono specialisti del tipo giusto anche per migliorare quell'idea. Migliorare quell'idea vuol dire semplicemente metterci un altro omino di fianco qui sulla plancia. E invece l'azione di presentare l'invenzione, diffondere l'invenzione nel mondo, diciamo, non richiede nuovi specialisti e in un certo senso risolve e svuota quel display, dando dei vantaggi a tutti i giocatori coinvolti. Quindi chi ha presentato l'idea prenderà dei punti, chi ha inventato l'invenzione si prenderà la carta, chi l'ha migliorata avrà uno specialista in più. Chi presenta l'idea al mondo, che deve per forza essere uno comunque già coinvolto in qualche modo, si prenderà una tile, una wealth tile, queste tile esagonali. Allora, molte azioni nel corso del gioco permettono di ottenere queste tile esagonali, che possono essere wealth tile, che danno punti a fine partita, ma possono essere anche invece tile di questi tre colori, sempre relativi, no, alle tre tipologie, diciamo, di invenzioni, e danno questi qui vantaggi, alcuni permanenti, altri attivabili a piacere, altri ancora attivabili una volta sola nel corso della partita. Alla fine del nostro turno, se vogliamo, possiamo spendere specialisti e influenza. L'influenza è una statistica di cui si tiene traccia sul tabellone, per piazzare queste tesserine. Quando le otteniamo, le mettiamo in questo display qua sotto. Quando, cioè, per attivarle, però dobbiamo metterle, no, in questa zona della plancia. Possiamo farlo alla fine del nostro turno, possiamo, se vogliamo, anche attivare, per così dire, queste tessere in nostro possesso. Ok? Quindi, amici, le azioni principali ve le ho spiegate, no? Presentare un'idea, inventarla, spiegate, insomma, ve le ho accennate. Presentare un'idea, inventarla, migliorarla, diffonderla per il mondo. Poi ci sono altre sei azioni, che sono in un certo senso azioni parallele. Per esempio, tramite un'azione possiamo richiamare uno specialista da una delle regioni del mondo, perché qua, ogni volta che presentiamo un'idea al mondo, quindi facciamo l'ultimo step, diciamo, che presentiamo un'invenzione, scusate, al mondo, che facciamo l'ultimo step del percorso che vi ho detto prima, tutti gli specialisti coinvolti che si trovano nel display vanno a finire nella mappa del mondo, ok? Nella relativa regione, diciamo. Avere specialisti nella regione è utile perché una delle azioni permette di ottenere influenza in quella regione, che vuol dire bisogna avere la maggioranza, quindi c'è anche un elemento di controllo del territorio, vuol dire mettere giù uno di questi token nel relativo display, ottenendo punti e altri vantaggi, ok? Un'altra azione permette di richiamare a casa gli specialisti per rimetterli sulla nostra plancia e ricominciare a usarli. Un'altra azione permette di viaggiare in giro per il mondo, quindi spostare uno specialista da una regione all'altra attivando delle azioni bonus. Un'altra azione permette c'è tutto poi il comparto delle milestone. Allora, nella parte, guardate, questa parte qui della plancia, vedete, questa parte è tutta dedicata a queste milestone, che sarebbero queste tesserone grosse di cartone. Le milestone, le pietre miliari, sono dei requisiti per le invenzioni, cioè per poter fare determinate invenzioni bisogna avere un determinato requisito. Facciamo un esempio. Per esempio,
per inventare la musical notation bisogna conoscere il linguaggio, per dire, ok? Per inventare le coins, le monete, bisogna conoscere il copper smelting, la fusione del bronzo. Il copper è il bronzo? È il rame? Cos'è? Vabbè, insomma, bisogna avere appunto delle conoscenze pregresse. Queste conoscenze pregresse sono rappresentate da queste milestone, ok? All'inizio della partita ne riceveremo una così, a caso, diciamo, e ce ne saranno comunque sempre anche in un display pubblico, per così dire, però nel corso del gioco possiamo fare l'upgrade, no? A delle milestone sempre più avanzate. Se vogliamo accedere alle invenzioni più avanzate, dovremmo per forza fare questo upgrade, no? Quindi quelle più avanzate sono, vedete, il telegrafo, l'internal combustion, le solar cells, il computer, no? Queste non sono invenzioni, sono milestone, ok? Sono pietre miliari. Quindi ottenere una nuova pietra miliare ci dà tutta una serie di vantaggi. Possiamo mandare uno specialista in una pietra miliare nostra o di qualcun altro per svolgere l'azione collegata. Possiamo richiamare a casa un nostro specialista da una milestone per ricominciare a usarlo. Insomma, queste azioni, no, queste azioni, diciamo, secondarie hanno questi effetti, ok? Un concetto fondamentale, mi sto tenendo estremamente sul vago, ancora una volta, se volete sapere i dettagli, amici, andate a vedere, vi prego, vi preghissimo, il nostro tutorial con esempio di gioco. Non usate questo video per imparare questo gioco, perché no, cioè stiamo veramente facendo una rapidissima overview, ok? Allora, un concetto fondamentale che vi voglio spiegare prima di passare alla vera e propria analisi critica è il concetto delle chain action, che è un concetto base di questo gioco. A seconda della posizione che abbiamo nel tracciato influenza, potremmo avere in ogni nostro turno delle chain action a disposizione. In genere ne abbiamo un minimo di una e un massimo di tre. Le chain action sono rappresentate da questi tokenini, quindi noi all'inizio del turno sulla nostra plancia avremo questi token qui e ne sposteremo qui uno, due o tre a seconda di quante chain action avremo a disposizione in quel turno. Queste chain action sono praticamente delle potenziali combo che noi possiamo fare, ok? Alcune azioni, non tutte, ma alcune azioni, nella fattispecie 4 azioni su 10, permettono di svolgere delle chain action, ok? Quindi ci permettono di spendere questi token per fare delle altre azioni. Quindi lo scopo, siccome questo è un gioco che ha una durata fissa, ha una durata fissa di 13 turni a giocatore. Siccome bisogna fare mille cose, non sono tanti 13 turni, ok? Soprattutto se iniziamo a spendere turni per fare robe tipo chiamare un omino, cioè cose diciamo limitate come scopo, insomma non riusciremo poi a fare molto, no? Quindi lo scopo del gioco è cercare di usare il più possibile ste chain, cioè praticamente cercare di moltiplicare il più possibile quello che facciamo in un turno. Quindi se voglio inventare, non andrò direttamente, a meno che io non sia disperato, non andrò direttamente sullo spazio inventa un'idea, perché quello spazio non permette di fare nessuna chain action. Andrò in uno spazio che permette una chain action e cercherò di usare tra le chain action che userò in quel turno l'azione invent. Questo è un modo molto efficiente, no? Molto più efficiente per utilizzare il mio turno, ok? Quindi diciamo che uno dei concetti fondamentali alla base di questo gioco è proprio questo, cioè è proprio la possibilità di rendere i miei turni particolarmente proficui utilizzando appunto molte di queste chain, molte di queste chain action, ok? Bene, ragazzi, mi fermo qui, c'è molto altro da dire. In due bisogna per forza usare un bot, alla fine di ogni era c'è una procedura di fine era da seguire, ci sono delle carte obiettivo, ogni giocatore ha le carte obiettivo, quindi deve cercare di avere omini in certe zone del mondo, influence token in certe zone del mondo, ci sono mille altre robe veramente, ci sarebbero da spiegare, ma mi fermerò qui e vi rimando appunto ancora una volta al video più dettagliato con il nostro tutorial ed esempio di gioco. Adesso invece, amici, passiamo alla vera e propria analisi critica. Ok? Allora, come vi dicevo anche in apertura, c'è molto molto da dire. Cominciamo con le robe belle, cominciamo con le cose interessanti. Ok? Allora, forse la cosa migliore di questo gioco, ma ne voglio parlare meglio più avanti, la cosa migliore di questo gioco forse è la sua produzione. Ragazzi, questo è un prodotto bellissimo, veramente bellissimo. Ne accennavo anche nel mio video con l'unboxing, no? Nel mio unboxing ignorante ero veramente blown away, no? Ero proprio
assolutamente catturato da questo livello produttivo pazzesco, no? Questi bellissimi token sagomati e stampati che hanno i giocatori, le plance double layered, le illustrazioni bellissime. Questo Vagano Tool è veramente talentuoso, questo artista, ma secondo me qui si è veramente superato, no? Con questo stile un po' liberty, con accenni però anche quasi vagamente steampunk in alcuni dettagli, no? Sto stile così molto barocco, molto colorato. Guardate che secondo me le foto non rendono, eh? Guardando le foto potreste avere l'impressione che in realtà le tinte, i colori, le nuance scelte siano un po' troppo trattenute, un po' troppo sul beigiolino andante. Non è così, ragazzi, questo è un gioco veramente straordinario dal punto di vista del suo aspetto, veramente bellissimo, ragazzi. Poi anche la qualità dell'insert. Cioè, ragazzi, sì, costa tanto, ma appunto, come ho detto anche nel mio video di unboxing, non si ha neanche per un secondo l'impressione di essere stati fregati pagando questo prezzo assurdo, perché è tutto talmente curato, no? Talmente curato nei dettagli che veramente, ragazzi, tanto di cappello. Bravi, chi ha prodotto. Ecco, in realtà ne ho volevo parlarne più avanti, in realtà ne ho già parlato fondamentalmente. Bravissimi produttori di questo gioco, veramente una produzione straordinaria. Vorrei tutti i miei giochi così. Sapete cosa arrivo a dire? Sarei disposto a pagare di più tutti i miei giochi se fossero tutti così. Sarei disposto a pagarli di più, così magari ne comprerei anche di meno, peraltro, quindi avrei un doppio vantaggio. Va bene. Quindi veramente chapeau, chapeau a chi ha realizzato questa produzione. Complimenti, ok? Naturalmente c'è del buono anche nella giocabilità. Questo gioco è un puzzle veramente, veramente complesso, è veramente, veramente vario, è veramente, veramente stratificato di azioni che si combinano con altre azioni, che si combinano con altre azioni, che si combinano con altre azioni, che a loro volta si combinano con altre azioni, che ci fanno raggiungere degli obiettivi a cui noi all'inizio del nostro turno manco avevamo pensato, ok? A meno che non siamo dei geni, ok? Se siamo dei geni, ci avevamo pensato fin dall'inizio, no? E quindi abbiamo costruito, diciamo, come si può dire, ex post a ritroso, no? Tutto abbiamo reversed engineered il nostro turno in maniera da, no, partire dal punto A per arrivare al punto Z proprio attraverso i vari step, no? Fatti attraverso il turno. Il più delle volte, almeno io che non sono un genio, io che non ho, che non ho, no, sei premi Nobel, diciamo, il più delle volte mi trovo a avere a che fare con conclusioni a cui neanche avevo pensato, insomma, alla fine del mio turno, no? Ed è una cosa bella, cioè, nel senso, è una cosa, cioè, allora, a volte voglio fare esattamente una cosa e faccio esattamente quella cosa, appunto, costruendo il mio turno in funzione di quella cosa. Altre volte mi rendo conto di stare facendo azioni che mai avrei immaginato, no, avrei potuto fare in quel turno. E questo mi apre delle opzioni innumerevoli per i turni successivi, no? Quindi veramente è un puzzle dentro cui ci si può perdere, no? Dentro cui proprio questo è un brain burner proprio, cioè, no? In cui, allora, se lo si prende seriamente, bisogna anche fare attenzione perché, e qui già arriviamo un po' a qualche aspetto negativo, bisogna fare attenzione se lo si prende molto seriamente perché, ragazzi, qui l'analysis paralysis arriva a livelli mai visti, ok? Cioè, forse questo è il gioco che potenzialmente più si presta alla paralisi d'analisi, ok? Perché, come ho detto prima, come ho detto nella spiegazione del gioco, qui l'idea è che noi dobbiamo cercare di usare il più possibile i nostri stramaledetti chain actions, ok? Dobbiamo usare, lo dice anche il manuale, no? Devi cercare di usarli, ok? Se non li usi, se non riesci a usarli tutti, forse c'è qualcosa di meglio. A volte è impossibile riuscire a usarli tutti, a volte. Però spesso era possibile e tu non te ne sei accorto, no? Non hai individuato, diciamo, il corso d'azioni migliore per poter usare tutti quei chain action, ok? Quindi lo scopo è, appunto, cercare di combinare, di fare combo, di trovare, no, all'interno di questo puzzle intricatissimo che è la rete di azioni e di sottoazioni e di pseudo-para-azioni offerta da questo gioco, ok? Guardate, vi voglio evidenziare, no, questo aspetto che il gioco non evidenzia, ok? Cioè quanto le azioni in questo gioco sono combinate fra di loro, ok?
Vediamo se ci riesco senza distruggere questo tabellone. Allora, guardate, ci sono queste 10 azioni, ok? Non so se riuscite a vedere, vabbè, insomma, mettiamolo così, ecco. Ci sono queste 10 azioni, ok? Allora, apparentemente, ecco, lo tengo di qua che vado meglio, forse. Tu spostati un attimo, scatola. Ci sono queste 10 azioni. Apparentemente, queste 4, guardate, questa qui, questa qui, questa qui, questa qui, che hanno questi spazietti rosa, vedete, permettono di fare delle chain action. Ci siamo? Molto bene. Però in realtà, attenzione, anche l'azione presenta un'idea, permette di fare qualcos'altro. Perché quando presenti un'idea al mondo, metti la tua carta nell'apposito slot, di fianco c'è una tesserina che va distribuita casualmente all'inizio della partita, che ti permette di fare un'altra roba. A volte quell'altra roba lì è un'altra azione, ok? Quindi lì non è esplicitata la combo, ma c'è. Potenzialmente la combo c'è. Molto bene. Queste qua, guardate, queste due, ok? Queste due qui permettono anche quelle di fare una combo. Non sono chain action, ma permettono di fare entrambe l'azione sulla milestone. Cioè, sia quando metti l'omino sulla milestone, sia quando lo ritiri, puoi fare l'azione sulla milestone, che a volte è un'altra azione. A volte è una roba semplice, tipo metti un omino. A volte è un'altra azione proprio, ok? Quindi, in realtà, non è che solo queste quattro permettano di fare la chain action, ok? Ah, anche questa, scusate, quando fai l'azione Eureka, sposti la tua clessidra, ok? Adesso qua non mi metto a spiegare sta roba, ma insomma, sposti la tua clessidra in uno di questi display e scegli l'azione da fare. Anche questa permette di fare un'azione in più, anche se non è tecnicamente una chain action. Ci siamo? Cosa voglio dire? Voglio dire che questa, anche il viaggio permette di fare la chain action, cioè, allora, praticamente tutte, tranne queste due, ok, permettono di fare delle azioni aggiuntive, capite? Capite il delirio? Cioè, praticamente qui, quasi ogni cosa tu fai, ok, farai anche qualcos'altro, ok? Ma siccome quasi ogni roba che fai ti fa fare qualcos'altro, anche quasi ogni altra roba che farai in conseguenza della prima ti farà fare qualcos'altro. Perché le azioni sono sempre queste qua, ok? Quindi io faccio una cosa che mi fa fare una cosa, che mi fa fare una cosa, che mi fa fare una cosa, che mi fa fare una cosa. E avanti così finché ho chain action, capite? E alcune non richiedono neanche il token chain action, ok? Per quello dico che qua bisogna fare molta attenzione all'analysis paralysis, ok? Sapete cosa arrivo a dirvi? Questo gioco, secondo me, è meglio non giocarlo con spirito altamente competitivo. Cioè, è meglio non giocarlo... Allora, se lo giocate ultra seriamente, cioè se lo giocate proprio con l'obiettivo devo fare il meglio che posso, no? Devo fare del power playing, devo fare la maggior quantità di punti possibile, se no sono uno scemo, ok? Ecco, se lo giocate con questo approccio, o conoscete il gioco benissimo, o siete dei geni, o ogni vostro turno richiederà mezz'ora per poter essere ottimizzato alla perfezione, ok? Perché voi, all'inizio del vostro turno, voi potete anche fare un po' di ragionamenti mentre giocano gli altri, ma in questo gioco, cioè in questo gioco, che ne dicano molti critici su Board Game Geek, perché questa è una critica che ho letto varie volte, questo gioco ha molta interazione in diretta, moltissima, perché alla fine il processo di presentazione e miglioramento delle idee è un processo collettivo, no? Cioè c'è uno che presenta l'idea, poi per carità può essere lo stesso che la inventa, però deve essere per forza un altro che la migliora, non può essere lo stesso che ha inventato l'idea che la migliora anche, ok? E poi può essere un altro ancora che diffonde l'idea per il mondo. A volte noi diffonderemo l'idea per il mondo non perché ci interessi ottenere i punti, l'invenzione, eccetera, ma solo perché ci interessa ottenere le wealth tile, no? Queste qua, che sono quelle che danno punti a fine partita, ok? Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la plancia cambia continuamente. Gli altri giocatori quasi sicuramente ci rovineranno i nostri piani, ok? Nel corso dei loro turni. Quindi io sì, un po' posso ragionare nel corso del mio turno. Ma ragazzi, più delle volte, quando tocca a me, dovrò mettermi lì e dire, se lo gioco appunto in maniera ultra competitiva e ultra seria, quando tocca a me dovrò mettermi lì e dire, bene, fermi tutti. Ho due chain action. Devo usare nel migliore dei modi queste due chain action. Cos'è che mi interessa fare a me? In forza dei miei obiettivi. Ok? O in forza di altre cose che avrò individuato in giro per la planta. Magari voglio a tutti i costi quella, no? quella wealth tile, no? Che c'è in un certo display sulla plancia. Però sarebbe da stupidi usare semplicemente la mia azione
per fare diffondere l'idea e prendermi quel. No, cioè diffondere l'idea non permette neanche una chain action, è uno spreco, ok? Devo arrivarci per vie traverse, così da fare anche altre cose nel frattempo, no? Magari nel frattempo sposto, riarrangio un po' i miei omini sulla mappa del mondo in funzione degli obiettivi che ho a fine partita, magari nel frattempo aggiorno la mia milestone, magari nel frattempo, no, faccio altre cose, quindi. Cosa devo fare? Devo fare veramente del retro engineering, no? Cioè io voglio arrivare là, ma non ci vado subito là. Devo arrivarci per vie traverse. Quindi starò lì a pensare, a capire, ok? Con gli altri che magari mi distraggono perché nel frattempo parlano di quello che vogliono fare loro, di quello che hanno appena fatto, di quello che stanno facendo, eccetera, eccetera. Ragazzi, è un casino, ok? Il mio suggerimento è non giocate questo gioco in questo modo. Se giocate questo gioco in questo modo, ragazzi, non finirà mai la vostra partita, ok? Fate molta attenzione, perché veramente questo è un gioco in cui l'analysis paralysis è un problema serio, ok? Potenzialmente è un problema molto serio, ok? E le mie partite io di solito le gioco in questo modo, ok? Cerco di usare più possibile le mie chain action, ma cerco di usarle il più possibile in maniera così un po' allegra, non so come dire, ok? Cioè, allora, anch'io ci arrivo che è stupido andare direttamente, se voglio una certa wealth tile, è stupido andare direttamente nel diffondi l'idea. A quello ci arrivo anch'io, ok? Arrivo anch'io al fatto che devo arrivarci per vie traverse per poter usare i miei chain action e fare anche altre cose, ok? Però ecco, non sto attento al fatto che ogni passo che faccio sia realmente utile per la mia strategia a lungo termine, ok? Il mio approccio per evitare troppa analysis paralysis è giocare in maniera più situational, no? È giocare in maniera più. Cioè, vediamo spendendo tutti i miei chain action cosa viene fuori, no? E magari spendendoli tutti. Mi rendo conto che mi si apre una strategia a cui mai avevo pensato io all'inizio della partita, no? Toh, guarda, non avrei mai puntato su questo aspetto, però a forza di usare chain action sto facendo sempre quello, no? Quindi alla fine forse mi conviene puntare su quello, no? Per dire, spero di essermi spiegato. Ecco, secondo me è meglio avere questo spirito quando si gioca a questo titolo. Quindi, amici, vi piacciono i giochi di combo? Vi piacciono i giochi, appunto, i brain burning? Vi piacciono i puzzle? No? In cui dovete cercare tramite le vostre azioni di fare altre azioni che a loro volta vi fanno fare altre azioni. Sapete che qualcuno su Board Game Geek dice che questo è una specie di The White Castle sotto steroidi, no? Cioè, avete presente White Castle, no? Questo gioco della Devir, no? Pubblicato recentemente, di cui abbiamo parlato anche qui sul canale. Molto più semplice di questo, infinitamente più semplice di questo, ok? Che permette di fare queste, cioè che ha questo numero di turni molto limitato, no? E quindi fondamentalmente devi, no? Costruire delle combo per poter fare tante cose, no? Ecco, allora la giocabilità generale è molto diversa in realtà, il respiro è molto diverso, forse è sbagliato in realtà paragonare questi due giochi perché sono talmente lontani dal punto di vista della durata, della complessità, della profondità, però ecco, in effetti, cioè, ho trovato non così peregrino questo paragone proprio perché appunto qui si tratta di fare tante combo, ragazzi, si tratta di fare tante combo, quindi se vi piace questa idea, questo gioco vi può piacere, ok? Con l'avvertenza che vi abbiamo già fatto, no? Riguardo comunque, allora, intanto dovete entrare nell'ordine delle idee che questo gioco richiede un grandissimo investimento per essere appreso, per prendere confidenza con l'iconografia, ok? Per padroneggiarlo, ok? Per insegnarlo ad altre persone, ragazzi, cioè se avete dei neofiti al tavolo, a un certo punto è un delirio, è come ricominciare il percorso dall'inizio con questo gioco, cioè è veramente un gioco complesso che richiede tempo, che richiede investimento, che richiede dedizione, che richiede lo stesso gruppo che si trovi tante volte, che richiede tanta pazienza, ok? Nelle vostre prime partite non vi divertirete, perché sarete sempre lì, io ve lo dico, ok? Poi magari, boh, c'è anche chi si è divertito la prima partita. Noi, le nostre prime, almeno due partite, cioè proprio. Guardate, vi voglio dire la verità. Se io non avessi avuto. Sapete che questo è anche uno dei motivi per cui sono contento di avere messo in piedi questo progetto critico e divulgativo, no? Tra i vari motivi per cui sono contento, sono fiero di quello che sto facendo e felice di quello che sto facendo, c'è anche il fatto che
mi autocostringe a giocare a dei giochi che altrimenti butterei dalla finestra dopo la prima partita, ok? Se non avessi avuto questo il compito, se non mi fossi fatto carico del compito di realizzare questi contenuti che sto realizzando, io questo gioco l'avrei giocato una volta, forse due, poi l'avrei messo da parte e avrei detto vabbè, basta, mi sono scassato di questo gioco, è troppo complicato, è troppo difficile, richiede troppo tempo, richiede troppa dedizione, ne riparliamo fra 6 mesi e non l'avrei mai più giocato. Sarebbe finita così, ok? L'avrei rivenduto, ciao, ciaone, ok? Invece il fatto che avevo deciso di portare in tempi non troppo, ho deciso di portare in tempi non troppo lunghi questo gioco sul canale, mi sono autoimposto di giocarlo più e più volte, e l'ho autoimposto anche a Martina, peraltro, che a un certo punto mi mollerà probabilmente a causa di questa cosa, ok? Perché non è stata contentissima, diciamo, di questo obbligo, cioè del fatto che proprio la trascinavo al tavolo. No, Inventions, no, ti prego! Ok, vorrei. No, non ho 6 ore libere, ti prego, non farmi giocare a Inventions, cioè io. Sì, devi giocare a Inventions. Secondo me in tribunale questa potrebbe essere violenza. Vabbè, non importa. Quindi, capite? Io mi sono autoimposto. Cioè, ecco, dovete avere questo spirito. Cioè, dovete avere una forte motivazione, no? A meno che non siate, appunto, boh, non lo so, dei geni del male, ok? E quindi non siate in grado di appropriarvi di questi meccanismi, di questo puzzle così complesso fin da subito. Secondo me è altamente improbabile che succeda, eh? Secondo me avete bisogno di queste partite, diciamo, che servono solo per ingranare e che vi sembreranno noiose, no? Poco. E ragazzi, a questo punto iniziamo a parlare seriamente dei problemi di questo gioco, perché non abbiamo ancora iniziato in realtà, eh? Abbiamo già detto qualche suo piccolo problema, no? Ma i problemi veri devono ancora arrivare, ok? Allora, il fatto che io stia facendo tutti questi disclaimer, no? Riguardo a questo gioco, cioè prendetelo, giocatelo, può essere un gioco che dà molte soddisfazioni, ma c'è questo problema A, c'è questo problema B. Allora, già il fatto che io stia facendo tutti questi disclaimer, secondo me ci porta a una considerazione. Questo gioco non è un gioco particolarmente elegante, ok? È un gioco molto complicato. È un gioco estremamente fiddly, estremamente, cioè, pieno di complicato, e abbiamo spesso la sensazione che lo sia solo per il gusto di esserlo, cioè che ci siano dei comparti che sono dentro, non si sa bene per che motivo, se non per aggiungere anche quella meccanica, ok? Non lo so, per esempio, c'è una meccanica un po' mutuata da Concordia, no? Quando viaggiamo e attiviamo la chain action sul luogo in cui viaggiamo, dobbiamo poi girare il tassello dietro ha dei punti vittoria. Quindi chi viaggerà poi successivamente in una delle zone dove c'è il tassello dalla parte dei punti vittoria, ottiene tutti i punti vittoria e rigira tutti questi tasselli riattivandoli, ok? Cioè, questa meccanica sembra, cioè l'impressione che abbiamo avuto, no? Quando abbiamo appreso di questa, av avuto contezza di questa meccanica è: vabbè, Vital voleva per forza mettere sta roba che ha visto in Concordia, no? Con l'uso cos'è? Come si chiama? Il prefetto, mi pare, ok? Oppure, cioè, non lo so, nel corso del gioco otteniamo questi tokenini da mettere qua, no? Questi tokenini da mettere qua, poi li dobbiamo attivare. Cioè, allora possiamo attivarne, per attivarli dobbiamo prima spendere influenza a seconda di quanti ne abbiamo, poi possiamo metterne un numero che dipende dalla milestone che abbiamo, dobbiamo pagare degli omini per metterli. Cioè, ma, non, ma sarebbe stato troppo semplice nel momento in cui li otteniamo farceli mettere subito qui e ciao e buonanotte al secchio. Cioè, li otteniamo, li mettiamo qui, otteniamo il bonus, fine. Cioè, c'era proprio bisogno di tutta sta complicazione ulteriore, e prima li dobbiamo mettere sotto, e poi forse in base all'influenza li possiamo mettere, però dobbiamo spendere un mini, però il numero che mettiamo dipende da quell'altra roba. Cioè, a volte l'impressione che si ha, almeno che noi abbiamo avuto, è che si sia voluto. Allora, un elemento, prima ho detto che Vital Lacerda ha degli elementi tipici, no? Nei suoi design, e uno dei suoi elementi tipici è il fatto che ci sono tante azioni che però sono tutte in qualche modo incastonate, intrecciate fra di loro. Cioè, tutto. Allora, le azioni sono apparentemente indipendenti nei suoi giochi, però in realtà sono tutte incastrate in qualche modo l'una nell'altra. Questa è una roba buona, però
qui abbiamo avuto l'impressione che a volte fosse artificiosa, ok? Perché in base alla mia milestone io posso mettere due o tre tesserine qua, ok? Perché in base alla mia milestone posso avere un numero massimo qui? Ma servono veramente queste regole? Ma arricchiscono queste regole la mia esperienza di gioco? Non servono solo per legare artificiosamente tutti gli elementi di cui è composta l'opera? Non lo so, un po' abbiamo avuto questa sensazione, devo dirvi la verità. Poi ragazzi, a proposito di fiddliness, di complessità, di scarsità, di eleganza, ragazzi, la procedura di fine epoca in questo gioco è una iattura, cioè quando finisce un'epoca i round sono divisi in gruppi di tre, no? Cioè praticamente facciamo tre turni a testa e poi finisce l'epoca e si passa all'epoca successiva. Ragazzi, sta procedura di aggiornamento di fine epoca, mamma mia ragazzi, cioè tu devi interrompere tutti i ragionamenti che stavi facendo per fare questi 800 step, no? E controlliamo se qualcuno ha cambiato l'ordine di turno e andiamo indietro nell'influenza e risvegliamo i lavoratori e recuperiamo i pillar, sto guardando nel frattempo la il vari display di robe da fare, e i saggi diventano sapienti e dobbiamo ritirare i tokenini delle tessere commercio e dobbiamo aggiornare il display di qua e dobbiamo buttare via le vecchie invenzioni, cioè tutta sta roba. Poi aspetta, se avete il coso, l'automa, il bot lì, quello lì che bisogna usare nelle partite a due, porca miseria, anche lui fa mille robe durante la fase di cambio d'epoca e cerca di mettere e controlla se ha il suo tokenino della influenza nella zona successiva rispetto a quella in cui è, e se no va in quella dopo e poi si sposta e poi aggiorna la sua milestone e poi fa questo. Ragazzi, ma vi prego, ma cos'è sta roba? Ma allora Vital, la prossima volta devi mettere dentro la confezione, visto che è grande, ok? Devi mettere dentro la confezione anche tipo un maggiordomo. Sai, i maggiordomi, quelli che si vedono nelle serie TV, che sono sempre lì che spolverano, no? In giro per casa, che quando c'è un giallo sono sempre implicati, no? Nel delitto. Ecco, devi mettere qua dentro un servo, un maggiordomo, uno è proprio un addetto, no? Incluso nel prezzo, cioè proprio lo troviamo nella confezione, ok? Incluso nel prezzo, che si occupa di tutto questo upkeep, no? Che si occupa, no? Sta lì di fianco, sapete come nei ristoranti stellati, sapete che nei ristoranti a tre stelle, ogni tavolo, se non ricordo male, credo ci sia sta regola nei ristoranti tristellati, che ogni tavolo deve avere il suo cameriere, cioè deve esserci un cameriere per ogni tavolo, forse non si chiama neanche cameriere poi nei ristoranti, ha un altro nome un po' più esotico che adesso non mi viene in mente, comunque, ed è sempre lì che controlla, no? Che vada tutto bene, ok? In maniera molto discreta, se il cameriere fa sentire troppo la sua presenza è scarso, deve essere estremamente discreto, deve neanche sentirsi la sua presenza, ok? Però mentre tu sei lì che ti godi, no, la tua cena, c'è uno che ogni tanto ti riempie il bicchiere di vino, ti riempie il bicchiere di acqua, controlla se non ha pane, te ne porta un altro po', controlla che il vino sia sempre della giusta temperatura, controlla che tutto sia, che non ci siano delle briciole, che non ci siano delle macchie, sistema tutto, tu neanche te ne accorgi. Ecco, serviva una roba così, ok? Una roba così serviva in questo gioco, no? Uno che è sempre lì di fianco, così, no? Con le mani dietro la schiena, di fianco al tavolo, che controlla, no? Controlla, si occupa si occupa del bot, se giocate in due, si occupa della fase di fine round, si occupa di controllare che qualcuno non abbia sbagliato qualche passo, altamente probabile, visto tutti i casini che bisogna fare in questo gioco, tutte le mosse che bisogna fare, ok? Ecco, se mi fornite, se mi fornisci un omino così in ogni scatola che si preoccupa di queste robe, io mi riesco a godere il gioco, ok? Se no è un casino. Cioè, scusami, è come se al ristorante dovessi sprepararmi io il tavolo, non va bene sta roba, ragazzi. Sto giocando o sto lavorando? Ok? Scusami, se devo preparare tutte queste robe io, almeno corrispondimi un qualcosa, no? Ogni partita dammi un 50 euro almeno per tutto il lavoro che mi hai fatto fare, di upkeep del tabellone, scusami, questa roba veramente, cioè ragazzi, no, ok? Il vostro gioco richiede delle fasi di upkeep periodiche così complicate? Non va bene. Vuol dire che il vostro design è manchevole, scusate, eh? Cioè, io mi voglio preoccupare di quello che sto facendo io, del mio gioco, cosa me ne frega di fare tutti sti... Cos'è sta roba? Cioè, il gioco si deve autoregolare. Secondo me, ecco, la definizione, forse, su questo si potrebbe aprire un dibattito. Però, secondo me, cioè, ciò che rende un gioco elegante è che si autoregola nel corso della partita. Non è che devo star lì, cioè, le milestone, non è che devo preoccuparmi io di far sì che in ogni momento ci siano le milestone dell'epoca giusta o le invenzioni dell'epoca giusta, se no devo buttare via quelle più... Oh, ma stiamo scherzando? Ma no, è il gioco che deve autoregolarsi, scusami, hai fatto un gioco di civilizzazione con le varie epoche? Deve autoregolarsi, non devo essere io a dire
a controllare. Aspetta un attimo, in che epoca siamo? Vediamo un po', è giusto che ci sia la scoperta del fuoco nell'epoca della fissione dell'atomo? Forse no, aspetta che devo aggiornare la plancia. Ma oh, ma no, assolutamente no. Il gioco si deve autoregolare. Se io devo fare 1000 upkeep, è un gioco con dei problemi. È un gioco con dei problemi, ragazzi. Questo gioco proprio eleganza zero per quanto mi riguarda. O meglio, ce n'è in alcuni aspetti, no? Ce n'è nel modo in cui queste azioni si connettono fra di loro. Però, ragazzi, in altri aspetti questo gioco, cioè veramente, ma ti prego, Vital, ma soprattutto l'upkeep, poi il bot, ti prego, ragazzi, non è un gioco da due questo, non credete, guardate che la rete è piena di gente che vi dice in due forse la configurazione è migliore, il bot è semplicissimo, ragazzi, non credeteci, il bot è una palla mostruosa, va bene? È semplice, sì, è abbastanza semplice, rispetto ad altri bot, va bene, ve lo concedo, è abbastanza semplice, ma comunque rompe le scatole sto bot, rompe le scatole tantissimo, perché questo non è un gioco. Allora, se questo è un gioco, se questo fosse un gioco, ok, che non prevede, cioè che non ti brucia il cervello come questo gioco fa, allora va bene, ok? Cioè, l'essere o meno molesto di un bot, attenzione, seguitemi ragazzi, perché questo è un ragionamento un minimo complesso e gli youtuber là fuori non hanno abbastanza neuroni nella loro testa per fare ragionamenti di questo livello di complessità, ok? Quindi ascoltatemi bene e poi datemi anche dell'arrogante dopo questa affermazione, non mi interessa, non mi interessa che siate qui perché vi sono simpatico, mi interessa che siate qui perché ha valore quello che vi sto dicendo, va bene? Non voglio esservi simpatico, non voglio fare il finto modesto, ok? Bon. Quindi il livello di complessità di un bot, ok, non dipende solo dal suo livello specifico di complessità, ma anche dal contesto in cui quel bot si colloca, ok? In questo contesto, questo bot rompe tantissimo le scatole, tantissimo. È semplice? Sì, è semplice. Il problema è che è complesso tutto il resto, ok? E in un gioco che ha questo livello di complessità, io un bot non lo voglio. Già devo badare a quella stramaledetta sequenza di fine epoca che ogni volta mi fa perdere la ragione, ok? E in più mi metti anche il bot in due? Ma no, assolutamente no. Ragazzi, questo gioco in due è tremendo, ok? Lasciate perdere, non giocatelo in due, è pieno di gente, oppure andatevi a sentire anche gli youtuber che dicono che in due è bellissimo, andatevi a sentire anche loro, ok? Però sappiate che secondo me la presenza del bot è gravemente lesiva in questo gioco dell'esperienza complessiva, anche se il bot è semplice, ok? È vero che il bot è semplice, il problema è che è il resto a non essere semplice e io non voglio in un gioco che mi spinge a fare tutte queste, no, tutte queste considerazioni, ragionamenti, concatenazioni, eccetera. Non voglio avere anche il bot a cui pensare, vi scongiuro. No, assolutamente no. Quindi non giocatelo in due, ok? Giocatelo in tre. In quattro tutti dicono, non l'ho mai giocato io in quattro e neanche in tre, solo in due, ok? Ve lo voglio dire perché poi arriva quello, ma dovevi provarlo con tutte le configurazioni. Sì, certo. Poi, non lo so, pagami tu tutte le ore in cui dovrei provarlo in tutte queste configurazioni, allora. Dicevo, l'ho provato solo in due. Ragazzi, vabbè, non fatemi piangere, anzi, sì, fatemi aprire anche questa parentesi. Sono molto, si vede che mi prende questa roba che sto dicendo. Ragazzi, allora, a rendere una recensione, un'analisi critica, ok, degna di nota e ricca di spessore, ok, non è necessariamente la quantità di tempo che l'autore di quella recensione ha speso con quel gioco e la variabilità delle configurazioni con cui l'ha provato, ok? Non è necessariamente quello a rendere degna di nota o meno una recensione. A rendere degna di nota o meno una recensione è il rapporto fra la quantità di tempo passata e la competenza di chi sta facendo quella recensione, ok? E che quindi può vedere o non vedere determinate problematiche a seconda appunto della sua sensibilità, della sua esperienza, della sua competenza. E anche dipende il valore di una recensione dall'onestà intellettuale di chi la fa, ok? Perché se chi la fa dice apertamente, guardate, l'ho giocato solo in due, chi ascolta quella recensione sa come prenderla, no? Sa qual è il valore che deve dare a quelle parole, ok?
Allora, amici, andiamo avanti. Altra caratteristica che in genere hanno i giochi di Lacerda, e che secondo me qui è decisamente manchevole, almeno rispetto a The Gallerist, che è l'unico altro gioco di Lacerda che io ho giocato. Ho in collezione anche Lisboa, ma non ho mai giocato finora. È il fatto che generalmente questo autore, almeno questo autore, è noto e diciamo celebrato dai suoi adepti, per così dire, anche per quanto riesce a tematizzare bene i suoi Eurogame. Sapete che in genere la caratteristica degli Eurogame è di essere giochi fondamentalmente astratti su cui è appiccicato, diciamo, un tema, no? Alla belle meglio, ma il tema, insomma, non è così rilevante, no? Bene. In genere Lacerda è appunto noto e apprezzato per essere invece uno che riesce a tematizzare bene anche i suoi Eurogame, ok? Bene. Allora, io questa roba in The Gallerist l'ho vista abbastanza, ok? Qui, ragazzi, proprio no, eh. Qui proprio no. Cioè, non ho mai visto un gioco dal tema più, diciamo, questionable. Cioè, non ho mai visto un gioco in cui il tema è così, non dico assurdamente slegato dalle meccaniche, neanche quello. In cui il tema è così, come potremmo dire? In cui il tema è così paradossalmente legato alle meccaniche. Cioè, in cui il tema è così surreale, cioè veramente questo gioco ha un tema surreale, ok? E il modo in cui lega questo tema alle meccaniche è, ma più che surreale, è stralunato, stralunato. Avete presente certi testi? Ecco, questo gioco mi ricorda certi testi delle canzoni di Lucio Dalla, per dire, ok? Sapete quei testi un po', no? In cui, diciamo, non è che ci sia un vero e proprio filo conduttore, no? In cui c'è una sequenza di, come si può dire, di immagini, di suggestioni, no? Che poi tu, fruitore, ti puoi mettere assieme un po' come vuoi, no? Però, insomma, in un gioco che parla di un tema così, no? Uno svolgimento come quello fatto da questo gioco, ragazzi, cioè mi lascia veramente perplesso, ok? Allora, prima di addentrarci meglio in cosa intendo con quello che ho appena detto riguardo al modo surreale, stralunato in cui il tema è veicolato, parliamo proprio del fatto che questo tema non viene, cioè non si sente minimamente. Proprio parliamo del fatto che questo è un gioco astratto, su cui è stato, almeno io non lo so poi come sia andato il design, magari veramente Lacerda è partito da questo tema, con questo tema in mente, e l'ha sviluppato in questo modo. Secondo me è ancora più preoccupante se è successo così. Però, ragazzi, allora, intanto cioè, il modo in cui noi svolgiamo queste azioni, non, cioè le azioni relative alle invenzioni, cioè, non ha nessun. Allora, presento un'idea al mondo, va bene, qua ci posso stare dentro. Presento un'idea al mondo, cioè la prendo dal mio display e la metto in uno dei display sulla plancia, effettivamente collegati a una regione del mondo. Benissimo, ottimo. Poi invento quell'idea. Sapete cosa vuol dire invento quell'idea? Vuol dire girare la carta, mettere un lavoratore e girare la carta. Tac. Ma scusate, cioè. Cioè, non abbiamo mai avuto l'impressione noi che sia stato inventato qualcosa facendo questa azione. Ma in che senso? Che conseguenze ci sono per il fatto che è stata inventata quell'invenzione? Nessuna, ok? Abbiamo girato una carta in un display, punto, ok? Infatti, la maggior parte, guardate, io cerco sempre nei miei gameplay, nelle mie partite, anche quelle che faccio proprio privatamente, non solo in quelle che giro, in quelle che faccio in collegamento col canale, cerco sempre di far sentire il tema quando tocca a me. Guardate, in questo gioco è un'impresa disperata, è un'impresa persa in partenza, tanto che alla fine io stesso rinuncio, ok? Cioè, non mi metto neanche a nominarla l'invenzione che invento. A cosa serve? Ok? A cosa serve dire? Ho inventato la tanned leather, ho inventato la pelle conciata, ho inventato l'addomesticamento del cane, ho inventato la caravella, ho inventato la caravella, bene, quindi adesso i viaggi in giro per il mondo saranno più, no? Più fa. No, assolutamente. Ho solo girato una carta, fine. Cioè, non ci sarà nessuna conseguenza per nessuno per il fatto che io abbia inventato la caravella. Abbiamo inventato la stampa, la printing press. Porca miseria, la printing press ha cambiato il mondo quando è stata inventata. Qui cosa succede? Niente, giriamo una carta. Cioè, ma scusate, no! Cioè, vuoi fare un gioco sulle invenzioni e fai che queste invenzioni abbiano un effetto? Scusami, se no poteva essere qualsiasi cosa, ok? Questo sarebbe stato, secondo me, questo gioco sarebbe stato molto meglio tematizzato se fosse stato un gioco non sulle invenzioni, ma sulla filosofia,
sulla filosofia, ok? Solo ed esclusivamente sulle idee, non sulle invenzioni, ma sulle idee, dov'è? Evolution of ideas. Avrebbe avuto più senso la sua tematizzazione. Ci tornerò meglio fra un attimo, ok? Poi, cosa vuol dire migliorare un'invenzione? Miglioro la caravella? Beh, bene, migliorando la caravella cosa succede? Andrà più veloce, no? Cioè, il miglioramento ai viaggi sarà ancora più... Allora, non c'è mai stato un miglioramento ai viaggi. Inventare la caravella vuol dire semplicemente metterci un omino di fianco... Scusate, migliorarla vuol dire mettere un omino di fianco all'invenzione e ottenere un altro omino, fine. Ma come? E del miglioramento dov'è? Scusami, cioè, in che senso l'ho migliorato? Cioè, capite? Cioè, queste azioni sono... Poi aspetta, l'inventore si prende la carta, ok? L'inventore, quando l'invenzione viene diffusa in giro per il mondo, si prende la carta, bene. Quindi io mi creo tutto sto display, no? di invenzioni che ho fatto. Porca miseria, se queste invenzioni sono parte del mio patrimonio, dovranno avere una conseguenza, no? Cioè, mi sono preso, porca miseria, la caravella, la stampa, la moneta, insomma, dovrò sentire, no? Ma che? Serve a niente? Cioè, sto display serve per attivare chain action quando porto a casa un omino dal mondo. Boh, perché? Perché quando porto a casa un omino dal mondo attivo la chain action delle invenzioni? Perché? Per qual motivo? Cioè, no? Hanno solo quell'effetto lì, poi possono servire per gli obiettivi di fine partita, ma no, cioè... Alla fine accumula, cioè questo è un gioco in cui noi facciamo azioni per il solo e semplice motivo che quelle azioni hanno un senso nel motore astratto di gioco, ma non hanno alcun legame, cioè perché poi le solar, allora il satellite mi fa diffondere un'idea, beh questo può avere senso. Scusate, perché addomesticare il cane mi darebbe l'azione eureka? Cioè l'azione che mi fa migliorare la mia maestra. Ma perché? Cosa c'entra? Scusami. Cioè anche solo volendo guardare le chain action presenti nelle invenzioni. No, ma ogni tanto c'entrano, ogni tanto no. Cioè, io mi aspetto che queste... Poi perché alcune robe sono invenzioni e altre milestone? Scusate. Cioè anche qua è una roba del tutto astratta. Cioè perché alcune... Scusami, il Greek Fire non andava bene come invenzione, perché è una milestone? Poi che cacchio, cioè, mi sembra una milestone decisiva il Greek Fire per la storia dell'umanità? Perché la paper, allora, la stampa è un'invenzione, la paper no, la carta è una milestone, ok? Perché la ruspa, la crane, la gru, cos'è? È una milestone, perché? Perché la vaccinazione è una milestone e non un'invenzione, scusami? Cioè, sulla base di cosa abbiamo diviso milestone e invenzione? Così a caso, cioè, se un artwork era bello lo mettevamo qui perché così si vedeva meglio. Boh, forse è questo il criterio con cui hanno deciso. Cioè, ragazzi, questa roba è totalmente astratta, cioè con un tema che veramente si fatica tantissimo a dargli un senso nel corso della partita. Cioè, noi inanelliamo queste azioni, appunto, solo ed esclusivamente avendo in mente la struttura della meccanica, la struttura generale della meccanica, il modo in cui sfruttare al meglio questa meccanica. Cioè, io non gioco, scusami, con questa tematizzazione così bella, con questo respiro così ampio, no? Un gioco di civilizzazione. Porca miseria, fammi sentire che la mia civiltà sta avanzando, ok? L'unico modo in cui sento che la mia civiltà sta avanzando qua è perché nel corso della partita, cioè alla fine è soprattutto questo a far aumentare il mio motore, no? Mettere tesserine qui e anche avere sempre più lavoratori, specialisti. Nel corso della partita avrò sempre più specialisti. Però alla fine le invenzioni non hanno nessuna relazione, cioè con la crescita della mia civiltà non ha nessuna relazione il tema. Cioè non è che siccome ho fatto tante invenzioni allora sono potente. No, non è quello, ok? Sono altre cose parallele, cioè ragazzi, secondo me qui il tema è proprio fallato proprio. Cioè non funziona. Ma torniamo, guardate, torniamo più specificamente su quello a cui stavo alludendo prima quando dicevo che qui il tema è descritto e rappresentato in maniera veramente stralunata, in maniera veramente paradossale, ok? Allora, provate a riflettere, ok? Anche questa è una roba di cui non parla nessuno, ragazzi, ma perché? Perché nessuno parla? Vabbè, a me sembra una roba abbastanza... Cioè, la prima, guardate che noi, alla fine, io e Martina, alla fine della prima partita, ok? Non ci siamo messi, la prima roba che ci ha colpito di questo gioco, la prima perplessità che abbiamo avuto, non è stata legata alle, non era legata alle meccaniche, alla mancanza di eleganza, alla difficoltà eccessiva, al downtime, alla paralisi, all'analysis paralysis, no, ok? La prima perplessità è stata questa qua che vi sto per dire adesso, ok? Cioè una perplessità squisitamente tematica, ok? Ma scusate, pensateci un attimo, ok? Ma cosa vuol dire
che una civiltà presenta al mondo l'idea di un'invenzione senza inventarla. Vi do del tempo, sedetevi, riflettete, ok? Cosa vuol dire? Cioè, quando io sto presentando al mondo l'idea della moneta, ok? Quando io dov'è? Quando io sto presentando al mondo l'idea della moneta, eccola qua, idea di livello 3, ok? Cioè la mia civiltà presenta al mondo l'idea della moneta e non la fa, ok? La presenta al mondo. Sapete, amici, noi siamo una civiltà della Cina, ok? E abbiamo avuto questa, sapete, amici europei? Abbiamo avuto questa idea della moneta, ok? Però non l'abbiamo fatta, eh? Vi stiamo solo dicendo che abbiamo avuto questa idea. Che ne pensate, ok? E gli europei, ma sai che è veramente una bella idea? La invento io. Ma scusate, ma, e attenzione, se tu presenti un'idea senza inventarla, ok? La inventa un altro, poi quando quell'idea lì verrà, l'invenzione verrà diffusa in giro per il mondo, tu che hai presentato l'idea senza inventarla, prendi punti vittoria, prendi punti vittoria. Amici, amico Vital Lacerda, se tu presenti al mondo l'idea della moneta senza inventarla, sei un imbecille. Non sei uno che ha presentato al mondo l'idea. Sei uno che si è fatto fregare l'idea da qualcun altro. Ma scusate, ma che idea ha il signor Lacerda di come funziona, la storia dell'umanità? Ok? Per quello, secondo me, questo gioco... qui la tematizzazione doveva essere sulla filosofia, ok? Perché se fosse stata sulla filosofia, allora sì, porca miseria. Cioè, se questi fossero stati non invenzioni, non inventions, ok? Ma concetti filosofici, ok? Allora, presento al mondo l'idea della responsabilità morale, del libero arbitrio, della appercezione trascendentale, della metempsicosi. Presento al mondo questa idea. Porca miseria! È giusto che tu ottenga punti per aver presentato al mondo questa idea, ok? Poi magari qualcuno avrà trasformato questa idea in qualcosa di effettivamente utilizzabile, no? Allora sì, ci sto dentro. Ma scusami, presentare al mondo, presentare l'idea della locomotiva e del sommergibile senza farli, cioè ragazzi, le invenzioni non esistono sotto forma di idee, non esistono, cos'è? Cioè, qui stiamo parlando di roba che ha un utilizzo concreto, ok? Effettivo. Ragazzi, questo gioco sembra fatto da un neoplatonico, ok? Cioè, sembra fatto da uno che ha questa idea distorta, a proposito di idee, che ha in testa questo concetto distorto secondo cui il pensiero ha valore a prescindere da tutto. Ma porca miseria! Ma ragazzi, ma le invenzioni sono invenzioni, ok? Cioè l'idea è... Certo che devi aver avuto l'idea per fare l'invenzione, ma l'idea è solo... è lo step... Come si può dire? È uno step, cioè quando c'è solo l'idea, non c'è l'invenzione, non serve a niente avere solo l'idea se poi non diventa un'invenzione. Se tu hai un sacco di idee e non le concretizzi mai a livello di invenzioni, non sei uno strafigo, sei uno sfigato, porca miseria, perché le idee delle invenzioni hanno senso solo se diventano invenzioni, ok? Che cavolo, cioè veramente questa è la prima roba su cui noi eravamo, no? Perché... mentre eravamo lì che dicevamo, ok, questa è l'azione di presentare l'idea. Ah, ma c'è quella invenzione sulla plancia? No, quella non è un'invenzione. Non sei stata attenta. Quella è solo un'idea. Come è solo un'idea? È solo l'idea dell'invenzione. Ma scusami, commento fatto dall'altro così, no, su due piedi. Ah, ok, quindi hai presentato l'idea ma non l'hai inventata. Poi avrai dei malus, giusto? Cioè, scusami, presenti al mondo un'idea senza inventarla. Non dovresti avere un bonus di punti, dovresti avere un malus di punti. Scusami, ti sei fatto fregare l'idea da un altro, se l'hai inventata una... Cioè, capite? Ma, ragazzi... Allora, sapete qual è il problema? Allora, c'è probabilmente... Vabbè, adesso temi... Non voglio far diventare questo video un video che inizia a parlare di cose che sono un po' troppo lontane, no? Dal mondo dei giochi da tavolo, perché... quando si fanno analisi approfondite c'è questo rischio, no? Di partire per la tangente e iniziare a parlare di cose che hanno veramente
alla fine poca relazione, no, con l'opera di cui stiamo parlando. Però allora, qui o c'è veramente un eccesso di platonismo nella mentalità, un eccesso di idealismo, no? Alla fine sto usando platonismo, proprio idealismo, proprio in termini, no? In termini originari, in termini appunto platonici. Se qualcuno di voi ha studiato filosofia, spero stiate capendo cosa intendo, ok? Quindi o c'è un eccesso di idealismo qui, ok? Oppure l'autore ha realizzato il gioco in questo modo per una sorta di malcelata volontà di dar vita a un gioco di civilizzazione all'insegna del volemose bene, per così dire, no? All'insegna della, cioè, realizzato sulla base della volontà di creare, di dare un'immagine della storia della civiltà un po' fiabesca, un po' disneyana, no? La storia della civiltà come gruppi di persone, culture, società, che collaborano, no? Sono sempre lì a collaborare, ok? La storia della civiltà come una storia di collaborazioni, ok? Ma dai, hai avuto questa idea, ma che bella idea, ma è bellissima, adesso io no, ne approfitto, ma comunque ti do il tuo, non preoccuparti, perché questa idea è tua, è giusto che tu abbia avuto no, che tu abbia un riconoscimento. Amico Vital, io adesso non so quale sia la tua formazione storica, ma guarda che non è mica andata così, è una storia della civiltà. Cioè, la storia della civiltà è una storia di conflitto, è una storia di competizione. E sai cosa arrivo a dirti, caro Vital? Per fortuna la storia della civiltà non è come la descrivi tu, perché è solo il conflitto, è solo la competizione, è solo la concorrenza che ti porta a fare invenzioni sempre migliori, ok? Cioè non è che io invento la caravella e miglioro la caravella perché così che bello tutta l'umanità può avere un vantaggio da no! La invento e la miglioro perché così faccio meglio di te, ok? Faccio meglio di te e facendo meglio di te riesco a, come dire, prosperare, no? Anche in forza di ciò che ho guadagnato a causa della concorrenza che ho avuto con te, ok? È così che l'umanità va avanti, va bene? Cioè, questo gioco veramente cela dietro di sé una idea, ecco perché dico che è veramente paradossale il modo in cui questo tema è stato svolto qua, no? Un tema, cioè, allora ci sono anche momenti di cattiveria in questo gioco, sia chiaro, ci sono anche momenti di cattiveria, cioè ci sono anche momenti in cui faccio una determinata azione su un'idea, no? E facendo quell'azione poi, no, magari mi accorgo che quello lì era pronto a migliorare quell'azione facendo tutta quella catena di azioni e io la presento, diffondo l'invenzione in giro per il mondo, la tolgo dalla plancia e ciaone, non puoi più fare quello che, cioè ci sono momenti tipo questo, no? Però ragazzi, il sottotesto sotteso al modo in cui questo gioco racconta questo tema, secondo me è assolutamente implausibile, assolutamente implausibile. Ragazzi, questo modo surreale in cui appunto è portata, è descritta, diciamo, è descritto il tema di questo gioco, ha portato anche a delle conseguenze spiacevoli a livello di scelte proprio iconografiche, ok? Perché questo gioco è così complicato? Secondo me anche un po' per l'iconografia scelta per le varie azioni, ok? Cioè, si somigliano un po' troppo sti simboli, cioè c'è sta lampadina, ok? È vero che avere un'idea, no? Però c'è sta lampadina ovunque. E tra l'altro il fatto che ci sia sta lampadina ovunque, secondo me è una ulteriore conferma indiretta di quello che dicevo prima, cioè il fatto che chi ha realizzato questo gioco, cioè chi ha creato il tema di questo gioco, ha in testa un concetto veramente molto idealistico di come funzionano le invenzioni e la ricerca tecnico-scientifica nella storia umana, perché non è che tutto dipenda dalle idee alla fine, ok? L'idea è solo il punto di partenza, poi devi avere la forza di concretizzarla questa idea, di renderla utilizzabile, di renderla profittevole. È questo che fa avanzare le civiltà, no? Avere le idee, porca miseria, ok? Avere le idee basta, non serve a niente, ok? I fancazzisti sono pieni di idee, ma, non è, ma restano dei fancazzisti, anche se sono pieni di idee, vabbè, insomma, non continuiamo a ribadire questo concetto, però allora, presentare l'idea al mondo è carta con lampadina. Inventare l'idea è lampadina con la freccia che si gira. Diffondere l'idea nel mondo è lampadina
con i cosi attorno. E l'influenza è lampadina dentro un fumetto, ma porca miseria, cioè, ma qualche idea in più non ce l'avevate? Cioè, solo lampadine ovunque dovete mettere? Cioè, ragazzi, non. Poi l'idea, il miglioramento è la carta con sopra due ingranaggi e dentro l'omino. Perché? Perché questo rappresenta un miglioramento, scusa? Ma miglioramento non puoi mettere una freccia che va in su, per dire, non sarebbe stato molto più logico mettere quello come simbolo del miglioramento? Ok, poi l'azione eureka. Allora, io se c'è qualcosa a cui associo la lampadina è proprio l'idea di eureka. Ho avuto un'intuizione. Ecco, l'eureka è l'unica azione che non ha la lampadina. Cioè, c'è un'azione che si chiama eureka e non ha la lampadina. Cioè, capite? Cioè, ragazzi, secondo me anche l'iconografia fa capire la confusione che hanno in testa gli autori di questo gioco riguardo al tema di cui stanno parlando. Ok. No, ragazzi, secondo me non ci siamo, non ci siamo. Questo è un gioco pieno di elementi interessanti. Il motore è veramente un intrico selvaggio e stimolante a suo modo di combinazioni possibili. Però, ragazzi, allora, appunto, come, no, per fare una sorta di riassunto conclusivo. Eleganza zero, ok? Il gioco è estremamente complicato. Il bot rompe le scatole quando si gioca in due, ok? Il tema è ridicolo, ok? Non solo è inconsistente per quanto riguarda il suo legame con le meccaniche, è proprio ridicolo per quanto mi riguarda il modo in cui questo tema è svolto. Quindi, ragazzi, è da consigliare sto gioco? Boh. La produzione è bellissima, la produzione è meravigliosa, ok? Secondo me è da consigliare, so, dipende da quello che cercate, ok? Volete un gioco di combo complicatissimo che vi brucia la testa e che vi... però vi dà anche la sensazione di essere dei strafighi, no? Quando riuscite a fare dei turni che durano delle ore con gli altri giocatori che nel frattempo si sono addormentati al tavolo, però voi avete questa grandissima soddisfazione. Ecco, vi piace un... No, questa cosa vi ispira. Ragazzi, questo gioco piace a tante persone. Piace a tante persone, quindi ecco, mi raccomando, ascoltate sempre tante campane, ok? Io, no, poi nei momenti in cui mi faccio prendere la mano, insomma, no, sono così estremamente assertivo, no? Però è semplicemente, come dire, il modo attraverso cui esprimo con convinzione ciò che sento con convinzione, ok? Ma questo non vuol dire che ciò che io sento con convinzione debba essere quello che anche voi sentite con convinzione, ovviamente, ok? Non scambiate la mia assertività con la pretesa di oggettività, ecco, mi raccomando, che sono due cose completamente differenti, ok? Quindi vi ispirano i giochi complessi di combo che vi fanno riflettere moltissimo e no, la produzione è bellissima, quindi questo è un bellissimo gioco da vedere, da toccare, da. Quindi quello è sicuramente un plus. Noi però non siamo, complessivamente non siamo così soddisfatti di questo gioco, ok? Ci aspettavamo molto di meglio, cioè dopo quell'unboxing avevamo tante di quelle, no, tante di quelle aspettative, forse anche troppe, forse avevamo aspettative eccessive, anche questo ha remato contro poi la nostra soddisfazione effettiva. Però ragazzi, anche, voglio dire la verità, anche se questo gioco fosse dal punto di vista della giocabilità assolutamente perfetto e inattaccabile, cioè, io verrei comunque smontato dal modo in cui il tema è, dal modo in cui il tema è svolto. Cioè, secondo me questo gioco proprio tematicamente è veramente un miss totale. Cioè, proprio è completamente sbagliato proprio dal punto di vista del tema. Cioè, mi sento di usare questa, almeno io lo percepisco così. Io lo percepisco come un gioco tematicamente sbagliato. E secondo me, invece, The Gallerist era un gioco tematicamente perfetto. Oddio, perfetto. Non proprio, vabbè, c'era tutto un... Diciamo, la parte, per chi si ricorda The Gallerist, per chi è presente The Gallerist, è tutta la parte sinistra della plancia, la parte lì delle aste, ecco, quella roba lì è assolutamente astratta e sembra non c'entrare nulla col resto. Però, diciamo, per la gran parte The Gallerist è un gioco in cui invece il tema è svolto molto bene, in cui c'è molta più eleganza rispetto a qua, ok? Non è perfetto, dal punto di vista, anche là, no? Tutte le kick out action, tutte quelle robe là, secondo me sono robe, no? Anche troppo, no? Sono troppo... Secondo me Vital Lacerda dovrebbe, no? Dovrebbe imparare un po' a sfrondare i suoi... Però forse non sarebbe più Vital Lacerda a quel punto, mi direbbe qualcuno di voi. Quindi ragazzi, basta, mi fermo qua, penso di aver già parlato a sufficienza di questo gioco.
Sapete cosa mi sento di dirvi? Se non avete ancora giocato a niente di Lacerda e volete avvicinarvi a questo autore, partite da The Gallerist. Ok? Io sono partito da The Gallerist proprio perché tutti suggerivano di partire da The Gallerist. The Gallerist è molto molto meglio di questo, è molto anche più accessibile, molto più, ma secondo me è molto meglio da tutti i punti di vista, ecco. Forse non è meglio solo dal punto di vista produttivo, non è meglio di questo. Da tutti gli altri punti di vista è meglio di questo. Ok? Quindi guardate, a conclusione di questo video vi lascio qui a tutto schermo il link a all'analisi critica di The Gallerist. Grazie mille per aver guardato questo video, fatemi sapere cosa pensate di questo gioco se l'avete provato, fatemi sapere cosa pensate dei temi che ho toccato in questo video, la sezione commenti qua sotto è tutta per voi e non vedo l'ora di leggerla. Mosè vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video qui sulla Maschera Riposta. Ciao ciao!